Dovremmo dire che nell'83 l'allora vescovo Monsignore Ernesto Toni ha emanato delle norme concernenti la preparazione al sacramento del matrimonio. Queste norme prevedevano l'applicazione, soprattutto la realizzazione dei corsi per fidanzati, corsi che in questi 13 anni sono andati a essere fatti regolarmente nei vicariati. Ad animare questi corsi sono chiamati, quindi da 13 anni a questa parte, delle coppie e dei sacerdoti. Per quello che concerne le coppie che si mettono a disposizione per questo servizio, sono state previste dalla diocesi, a scadenza abbastanza regolare in questi anni, dei corsi di formazione e di preparazione di queste coppie. Uno sta per partire prossimamente, esattamente il 26, 27 e 28 di gennaio, parte a Prato Leventina, è rivolto quindi in modo particolare alle coppie che si sentono di mettersi a fare questo cammino, questo Ecco, ma servizio. cosa vuol dire sentirsi di fare un cammino come questo? Io me lo chiedo perché probabilmente chi ci guarda si dice: ma io potrei andare a fare questo corso. Quali sono le caratteristiche che bisogna avere? Che tipo di desiderio uno deve sentire? Ma prima di tutto il desiderio di promuovere e far crescere rapporti fra i fidanzati e fra le varie famiglie, poi anche tra gli animatori di gruppo, tra il gruppo, Sì. ecco. E poi anche di stimolare la discussione fra le varie famiglie e fra i fidanzati e anche dare una testimonianza cristiana. Ecco, questo io penso che sia così importante anche. Quindi è sostanzialmente un'esperienza di coppia questa che si fa. Sì, un'esperienza di coppia che potrebbe spaventare, però Voi vi ha spaventato quando avete cominciato? abbiamo cominciato proprio così, con un corso per animatori di fidanzati, eravamo il primo anno di matrimonio e un po' ci ha spaventato, devo dire la verità, perché ci sembrava quasi, non ci sentivamo preparati, ci sembrava di essere ancora alle prime armi, Ma che ma ci cosa vi ha siamo spinti in quel buttati. momento lì? Ci ha spinto l'incoscienza, io penso. L'incoscienza, ma anche la voglia di, ecco, proprio di dare questa testimonianza cristiana, di mettere alla prova la nostra vita cristiana, di mettere alla prova. E io penso che abbiamo ricevuto veramente il centupro, perché ci siamo mano a mano, a furia di stare con le altre coppie, di famiglie, ci siamo sempre più conosciuti tra di noi, il nostro rapporto si è approfondito e in modo tale da poi poter veramente dare qualcosa ai fidanzati e anche ai gruppi famiglie. È chiaro che però per il sacramento del matrimonio a noi sembra importante che questo periodo di preparazione, che questi incontri di preparazione siano un momento in cui anche i fidanzati, in un dato punto della loro vita e di una scelta così importante come quella del matrimonio che chiedono di celebrare in chiesa, siano messi di fronte e abbiano degli strumenti per fare una lettura del proprio iter di fede, comunque del proprio punto, fare un punto fermo e dire: ecco, il nostro sposarci in chiesa richiede anche questi impegni, va anche letto così, perché ancora è troppo forte lo scotto, diciamo così, di quello che è il vivere e il sentire di una società che ha l'etichetta di cristianesimo, si nasconde dietro questa etichetta, ma dietro ci accorgiamo che le scelte, la quotidianità spesso non portano a Negano questo, magari certo. questo. Ecco, ma torniamo al corso per gli animatori. Ecco, voi adesso state lanciando questo corso, per quante persone lo prevedete? Noi prevediamo, secondo le esigenze che abbiamo verificato in diocesi, per almeno 25 coppie. Attualmente iscritte sono 13 le coppie, quindi ci sono ancora 12 posti a disposizione. Proprio per questo è intenzione anche del Centro della Pastorale Familiare promuovere, come è già stato fatto nelle settimane precedenti, degli incontri di informazione. Il prossimo, l'ultimo, prima della partenza del corso, si terrà appunto il lunedì prossimo, 16 gennaio, alle 8:15, al Centro Presenza Sud a Mendrisio. Alle coppie che sono interessate ad avere un'idea dell'iter di formazione, ad avere delle indicazioni più precise su come saranno gestiti questi corsi, sulla durata, sui temi e gli argomenti, sul metodo di lavoro di questi corsi, ecco, l'invito è rivolto e anzi li aspettiamo lunedì prossimo a Presenza Sud.